oltre 2.000 persone al lavoro 12 mesi l'anno, carri nuovi, 30 eventi collaterali, 200 quintali di dolciumi che per tre domeniche, l'1, l'8 e il 15 febbraio prossimo, pioveranno sul pubblico in Viale Gramsci a Fano. Caramelle e cioccolate Perugina saranno infatti tra le protagoniste del carnevale che come sempre è bello da vedere e dolce da gustare. Il programma, ricco di spettacoli, oltre ad essere distribuito in 50.000 copie, è stato ufficialmente presentato stamattina a Palazzo Leopardi in Ancona e trasmesso in diretta da Fano TV. Non è soltanto un appuntamento ludico, come ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi, ma è anche culturale e un plauso va agli artisti che negli anni hanno collaborato qualificandolo in modo straordinario. Nel corso degli anni c'è stata l'intraprendenza, vogliamo dire, l'intelligenza, la passione, il cuore, la genialità dell'ente carnevalesca che nonostante le difficoltà, le crisi eccetera ha avuto la capacità di tenere duro, di rinnovarsi, di qualificarlo ogni anno, di inventarsi cose nuove che ne hanno permesso nel tempo di crescere. È una manifestazione economica di rilevanza nazionale, ha proseguito, con una lunga tradizione alle spalle, capace di creare turismo. Dopo Solazzi poi ha preso parola il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha sottolineato le profonde radici del carnevale, un evento che oggi è il risultato di un percorso di creatività e di ricerca e che coinvolge persone di tutte le età, dai giovanissimi agli anziani. È un evento nazionale, io direi anche internazionale, perché poi arrivano anche delegazioni da città europee per partecipare e assistere alle sfilate del carnevale. Quindi come amministrazione crediamo molto, devo dire anche i consiglieri regionali hanno dato un contributo nel valorizzare questa manifestazione che un fiore all'occhiello della città di Fano, ma direi della regione Marche. Tra i presenti anche i consiglieri regionali Mirko Carloni, Giancarlo Danna, Elisabetta Foschi e Roberto Zaffini. È una tradizione che è stata tenuta in piedi nonostante le difficoltà, le avversità storiche, culturali, economiche, e mai come adesso è necessario non smarrire quelle tradizioni. Per questo siamo qui a testimoniare il nostro sostegno, il mio sostegno personale al carnevale come ho sempre fatto in questi anni. Sarà un'edizione ricca di sorprese che si presenta con un'immagine tutta nuova, composta da una parrucca di caramelle, evidente richiamo al getto, una mascherina e il grosso naso rosso di un pagliaccio. Nuovo anche il sito web carnevaledifano.eu, così come l'applicazione per smartphone, tablet e PC che consentirà ai visitatori di conoscere in tempo reale le notizie e gli aggiornamenti sull'evento. Confermato il Carnevale dei Nonni per la prima domenica, mentre le successive saranno dedicate ai bambini fin dalle 10:30 del mattino. Coinvolti gli istituti scolastici, dagli asili fino alle scuole superiori, coinvolto altresì il Teatro della Fortuna, che nelle serate antecedenti alle sfilate dedicherà degli spettacoli come quello del San Costanzo Show in programma per il 31 o quello di sabato 7 febbraio con il concerto del coro in maschera di Ariccia introdotto dal coro polifonico malatestiano. Novità anche per quanto riguarda il cibo, con le eccellenze culinarie del territorio. In particolare verranno preparati hamburger made in Marche, chiamati appunto Mark Burger, che conterranno prodotti locali di qualità tra cui il pane di Cucurano e carne marchigiana. Nei 24 giorni complessivi di festa, ben 7 inoltre saranno dedicati allo sport, dal basket al rugby, dai pattini su strada al ciclismo, dal motoraduno alla regatta velica che si svolgerà alla Marina dei Cesari. Non è stata invece confermata l'elezione di Miss Carnevale di Fano, mentre tra gli appuntamenti da non perdere c'è la lotteria del carnevale che unirà la fortuna alla solidarietà. Infatti parte del ricavato dei biglietti verrà devoluto in beneficenza alla mensa dei poveri di San Paterniano Opera Padre Pio e alle associazioni di volontariato fanesi. Fino ad oggi, ha detto Cecchini, sono stati donati loro oltre 100.000 euro. Il presidente dell'ente carnevalesca inoltre ha lanciato un appello alla cittadinanza e non solo per far sì che vengano lasciati a casa gli ombrelli, oggetti considerati pericolosi. Al posto dell'ombrello sapete che abbiamo, grazie a Paolo del Signore, inventato il prendigetto. Quest'anno sarà in un'edizione nuova, l'edizione 2015, e quindi invitiamo tutti a munirsi del prendigetto. Lasciate a casa l'ombrello, il prendigetto tra l'altro è anche più comodo perché poi si chiude, ve lo portate a casa come souvenir, in più riuscite a prendere più sicuramente più cioccolate. Poi, oltre a ricordare che per quest'anno l'ingresso rimane gratuito, Cecchini, senza scendere nei particolari, ha annunciato una novità assoluta. Nascerà per la prima volta il Carnevale degli Animali. Basta, non dico più niente. Ecco, stop.
Ho già detto troppo. È iniziato dunque il conto alla rovescia per vivere le sorprese, la magia e il divertimento della manifestazione più dolce e più antica d'Italia.